C'è un calcio di punizione al 35esimo del primo tempo per la Z67. Lo segna Toll questo gol. Un tocco fortunoso sotto misura che batte il portiere jugoslavo della nazionale Pantelic. E rivediamo questa azione. Toll in vantaggio 1-0 fuori casa la Z67 sul Radnički Niš. Curiosità al 47esimo, siamo nella ripresa, i blu del Radnički si procurano un rigore e c'è un rigorista d'eccezione che andrà a incaricarsi della battuta. Uno dei rari portieri rigoristi della storia del calcio è proprio questo Pantelic. Va sul dischetto, si prende questa responsabilità al 47esimo di pareggiare. E non sbaglia, 1-1. Minuto 74. La Z67 si riporta in vantaggio con Kees Kist. Una palla beffarda per Pantelic. Minuto 74 al nostro cronometro. 1-2. E rivediamo questa azione. La palla è un po' sporca in tutti i sensi, sia perché rimbalza male, sia perché è quasi invisibile, macchiata di fango. Non è finita, all'82esimo, dopo un gol annullato in rovesciata, tra l'altro al Radnički, c'è questa opportunità per la Z che viene mancata e attenzione al contropiede micidiale. C'è una mischia, un po' di confusione e la spunta Panayotovic. Finisce 2-2 la gara di andata tra Radnički e AZ67. Ma al ritorno in casa la Z67 non perdona. E il 10 dicembre dell'80 saranno tanti gol per gli olandesi. Finisce così la gara di andata, come vediamo.